Allora, siamo qui a Ecomondo per illustrare il sistema Track Pad, che appunto si propone come uno dei sistemi più innovativi che abbiamo trovato qui. Sentiamo un po' come funziona. Sono, come le spieghiamo, sono concettualmente, il principio è quello di creare, di dare la tracciabilità del rifiuto, di associarlo ad un relativo proprietario. Quindi funziona con il microchip a radiofrequenza o con la data matrix, il codice a barre bidimensionale. Come dicevo, è proprio l'associazione che deve essere fatta, se è utenza, a poter dare la possibilità all'ente, a chi gestisce il servizio di raccolta, di poter far risparmiare. Pertanto, monitorando e tracciando i sacchetti precedentemente associati all'utente, si può dare la possibilità di vedere quanto RSU, quanto materiale, quanta raccolta differenziata riesce a fare il cittadino e pertanto riuscire a premiarlo per quello che riesce a fare. Analogamente corrisponde una riduzione del rifiuto secco indifferenziato, che è quello sul quale poi si va a pagare la tassa al comune o alla società. Lei invece prima mi accennava di un vostro progetto che ha già avuto grandissimo successo. Sì, noi già serviamo. Mi raccontava di numeri incredibili. Sì, siamo arrivati a circa 7 milioni, 8 milioni di sacchi già serviti in 10 comuni delle Marche. È un progetto molto ambizioso, è stato uno dei primi, forse uno dei primi in Europa, se vogliamo, nel quale abbiamo dato integralmente il sistema che arriva. Cosa consiste? Consiste nell'erogazione di kit dotati di chip, sacchetti dotati di microchip, che vengono associati agli utenti e lo si fa in una decina di comuni, delle Marche. Lo stesso principio, abbiamo allestito i mezzi, stiamo dando un sistema che porterà la tariffa puntuale, che oggi è ormai si parla tanto, perché è l'unico modo per poter far pagare l'utente di quello che effettivamente il rifiuto da esso conferito. Questo è il concetto. Pertanto, un sistema come questo, che riteniamo sia infallibile, nel senso che ti riesce a dare contezza del kit erogato, dall'utente al quale viene associato, la data, il giorno, il monitorare anche gli svuotamenti che vengono fatti associati a questo utente, questo permette di poter creare una tariffa puntuale, cioè l'esatta misura di quello che realmente deve pagare l'utente.